Una martellante campagna pubblicitaria sulle reti televisive nazionali, costata milioni di euro, ha tentato il rilancio del famigerato oro giallo, cioè l'olio di palma, di palmisto, di cocco, oli impiegati massicciamente dall'industria alimentare, specie quella che produce alimenti per i bambini, dato il loro bassissimo costo sui mercati internazionali. Gli industriali del settore, temendo di perdere un facile cespite di guadagno, si sono immediatamente tassati, hanno ricavato svariati milioni di euro che hanno investito in pubblicità ingannevole, tentando di far credere ai cittadini che non solo non è nocivo questo famigerato olio vegetale, ma addirittura benefico per la salute. Colmo della menzogna, ma alcuni industriali non sono stati al gioco. E non sappiamo se per intelligenza o preparazione culturale, hanno deciso di bandire l'olio di cocco, di palmisto e soprattutto di palma, dai loro stabilimenti, la Colussi per esempio, che ha sede a Milano, ma stabilimenti in Umbria. In un mio precedente commento riprendevo ciò che disse uno scienziato, un illustre esponente del nutrizionismo, docente all'Università La Sapienza di Roma, Emanuele Cialma Vitali, che per molti anni ha tenuto anche una rubrica sul settimanale L'Espresso, e gli disse che questo tipo di oli sono nocivi per l'apparato circolatorio umano. Potete immaginare in un bambino propinare questo tipo di sostanze, che effetto può avere. E proponeva alle forze politiche, quando lo dichiarò, l'abolizione per legge di queste schifezze olearie. Personalmente sono andato oltre in questi ultimi tempi, presentando il mese scorso, anche dietro invito di ascoltatori, una denuncia all'autorità per la concorrenza ed il mercato, denunciando la pubblicità ingannevole e chiedendo di farla togliere immediatamente dagli schermi televisivi. Non c'è stata fino ad oggi risposta. È passato oltre un mese e mezzo. Fatto incredibile, il Ministero della Sanità, in concomitanza con la pubblicità televisiva, ha emesso un comunicato tranquillizzante che sembra scritto proprio dagli industriali del settore. Avrà un duro compito la forza politica che deciderà se avrà la possibilità di rimettere in sesto il nostro paese. E per fare la pulizia dovuta, pensiamo che non sia sufficiente la scopa.